Allora ragazzi, benvenuti a tutti voi, io sono Manuel, questo è il Bar del Calcio, che bello, di nuovo una chiacchierata, benvenuti nella nostra meravigliosa community, mettetevi comodi in quello che è il nostro bar virtuale e partiamo con la nostra intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde. Tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Vi ricordo inoltre che siamo partiti con la nostra raccolta, che ho voluto ribattezzare Meta a noi e Meta a voi, per andare ad Auronzo di Cadore. Trovate in descrizione, anche in questo caso, in questo video e in tutti i video pubblicati sul Bar del Calcio, tutte le informazioni necessarie per partecipare qualora lo vogliate fare. Ciao! Esplora tesori numismatici nella nostra asta online. Su numismaticaita.it scopri il fascino della storia, senza commissioni e con spedizione gratuita. Numismatica Ita, serietà e professionalità garantita. Vi ricordo come sempre, guardate la descrizione o leggete il sottopancia scorrevole, perché lì trovate tutto quello di cui avete bisogno, tutto quello che, ragazzi miei, può servirvi ed esservi utile a livello informativo. Ho già raccontato in altri video che è di nuovo tornato operativo il sito legato al Bar del Calcio, che è velodicoqui.com. Ve lo ricordo, non appena aprite, leggete nel sottotitolo del sito il Bar del Calcio. Andate a cliccare sul Bar del Calcio ed entrate a leggere gli articoli che riguardano contenuti prettamente calcistici, sportivi e prettamente legati a quello che è il nostro canale YouTube, come dicono quelli bravi. Allora, ragazzi, voglio con questo video gettare le basi per quello che saranno i video di tutta l'estate. Quindi è importante che tutti coloro che seguono questo canale assiduamente, verso i quali provo profonda riconoscenza, si mettano in testa una cosa. Parto dalle dichiarazioni di Fabiani rilasciate la scorsa settimana, ospite dalla trasmissione radiofonica del mio amico Guido De Angelis. E Fabiani è stato chiarissimo. Partiamo dal presupposto che Fabiani ha ammesso che non rientra nel suo modo di intendere il calciomercato e il fare mercato prendere giocatori da 30 anni. E io dico: ah, meno male. L'unica finestra che Fabiani ha aperto, ed è stato chiarissimo, lo ha detto, l'unica eccezione nel prendere giocatori dai 30 anni in su è solamente se c'è un top player, un big, un fuoriclasse che sta nella sua fase calante e decide di sposare il progetto Lazio, allora si fa. E ha fatto l'esempio di Miro Klose, 30, 31, 32 anni, 3 anni di contratto, viene a svernare qui, però siccome sei un fuoriclasse, magari con la tua grande bravura, con la tua grande esperienza, puoi essere assolutamente utile. Vedi anche un Pedro, quello che abbiamo fatto ad esempio con Pedro. Quindi questo sia ben chiaro, ma vi ho parlato di uno spicchietto di quello che è il mercato della Lazio, perché il fatto di andare a prendere un calciatore su con l'età, e per Fabiani su con l'età vuol dire dai 30 anni in su, è uno spicchietto, è un'eccezionalità che potrebbe verificarsi qualora se, nel mercato di quest'estate. La normalità del mercato della Lazio che verrà sia chiarissimo che prenderà una strada. E io ve lo dico subito, ve l'avevo già, non serviva le parole di Fabiani, ve l'avevo già detto una marea di tempo fa.
io lo sposo, la sposo questa linea. Qual è la linea? Quella di ricostruire il ciclo della Lazio, quello di acquistare giovani 20, 21, 22, massimo 23 anni da far crescere, da maturare, per puntare poi a costruirsi in casa i campioni del futuro, gli idoli del futuro. Ragazzi, la Lazio questo può fare. La Lazio non ha strade alternative. La Lazio questo può fare. L'unica cosa che potrebbe scardinare questo equilibrio, visto che quest'anno non hai le entrate eccezionali dovute alla Champions, l'unica cosa che potrebbe scardinare questo equilibrio è una mega offerta che ti può arrivare per qualche tuo giocatore. E metto in testa a queste mega offerte Gila, che temo da morire possa arrivare un'offerta irrinunciabile. E già vi dico adesso che la Lazio farebbe bene a venderlo, perché la Lazio, per quelle che sono le sue capacità nonché potenzialità economiche, non può fare diversamente che vendere, acquistare prospetti, costruirseli in casa e vendere. Questo è chiaro, ok? Tornando a noi, la Lazio ha assolutamente pianificato il modus operandi, che è quello che vuole Fabiani e che mi trova d'accordo. Quindi ancora una volta, a chi si aspetta i grandi nomi dal mercato della Lazio, vi dico chiaramente che siete fuori strada. Vuol dire crearsi aspettative inutili, significa creare malumore generale, significa sbagliare il punto di vista del mercato che sarà quello della Lazio. E io non sto dicendo che a me mi va bene tutto, perché io sarò pronto pure a criticare, però attenti, Gila insegna, critichiamo con intelligenza. Un anno fa Gila da tutti era segato, era definito un giocatore di serie C, me lo ricordo bene io, era definito un giocatore impossibile da schierare in una squadra di serie A. Oggi Gila è assolutamente, per distacco, senza il minimo dubbio, tra i 5 difensori italiani più forti. E parliamo di un ragazzino di 23 anni, un ragazzino che davanti a sé può diventare, amici miei, davvero ve lo dico, un crack clamoroso a livello di calcio europeo. Fatta questa premessa, se arriveranno 4, 5, 6 giovani tra i 20 e i 23 anni, dobbiamo avere la forza di dargli il benvenuto, dobbiamo avere la forza di aspettarli. Comincia una nuova era della Lazio, è un nuovo anno zero. Si sta ricostruendo dopo tantissimi anni un nuovo ciclo, ok? Ecco, e è importante per noi tifosi della Lazio, attenti a quello che sto per dirvi, perché dal mio punto di vista rappresenta il cardine, il fulcro di quello che andremo ad affrontare e del quale andremo a parlare nel corso di tutta l'estate, la consapevolezza di non essere il Milan, di non essere l'Inter, di non essere il Napoli e neanche la Roma, neanche l'Atalanta. Comunque chiaramente subito qualcuno di voi, ma come, a Roma non è piena dei buffi? Esatto, la Lazio ha un modus operandi che non è come a Roma, cioè i buffi mi indebito di più. No, non è il modus operandi della Lazio. La Lazio non si muoverà mai in questo modo. Quindi apprestiamoci a vivere il calcio mercato con la consapevolezza di quella che è la nostra dimensione. Ragazzi, la Lazio, non lo dico io, purtroppo, ahimè, è un dato di fatto, per Montengaggi, per
tifosi, come utenza, come numero di tifosi, è la sesta squadra del campionato. Quindi la Lazio, quando arriva sesta, ha fatto il suo. In 124 anni di storia, la Champions League rappresenta un'eccezionalità. L'anno scorso è stato un'eccezionalità. Partecipare alle coppe rappresenta un'eccezionalità. Ragazzi, non possono far fede gli ultimi 20 anni, gli ultimi 24 anni, 25 anni. I 25 anni rispetto ai 124 anni di storia è un quinto della storia della Lazio. Quindi per noi andare nelle coppe, qualunque esse siano, rappresenta un'eccezionalità. Mi dispiace, mi dispiace. C'è presente quando il tifoso pieno di sé dice: oh, ma che stai a dire? Noi siamo la Lazio, ma che dici? Ecco, esatto, esatto. Dobbiamo avere la forza di trovare con lucidità dentro ognuno di noi la consapevolezza che siamo la Lazio. Siamo la Lazio con la sua storia gloriosa, ma siamo anche la Lazio per quello che ha fatto nei suoi 124 anni di storia. Lo so che fa male, è un dato di fatto, però le coppe per noi non rappresentano la normalità, sono un'eccezionalità, sono la normalità di questi ultimi 20 anni. Quindi vuol dire che c'è un trend comunque buono in termini di partecipazione alle coppe, ma ad oggi rappresentano ancora una clamorosa eccezionalità. Ecco, questo è importante. Mi rendo conto che è un argomento rognoso, antipatico, che tanti di noi non vogliono sentirsi fare, però ragazzi, è la verità. Dobbiamo essere consapevoli di quello che è la Lazio, e per quanto mi riguarda la Lazio è quello che vi ho detto in questo video. Una squadra che si autofinanzia, una squadra che non ha soldi, che non spenderà mai più di quello che ha, perché è nel suo DNA della gestione Lotito non avere un rischio d'azienda, correre un rischio d'azienda. E allora andiamolo a sposare al modo di operare di Fabiani. E allora aspettiamoci, io do per scontato, mi aspetto un'ondata di giovani. Giovani dal buon avvenire, giovani sui quali costruire il nuovo ciclo della Lazio, giovani tra i quali si spera possa esserci qualche crack importante, ma mica da tenerlo, ma mica da farlo diventare una bandiera per alimentare le future campagne acquisti, perché la Lazio si deve autofinanziare. La Lazio, alla Lazio le cose funzionano così. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, nei commenti su questo video, che ripeto, mi rendo conto può essere anche ritenuto un po' antipatico. Vi mando un grandissimo abbraccio e, come dico sempre, forza Lazio a tutti.